Sai quali sono le regole utili per negoziare con piena efficacia? Di una di queste te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera, da oltre 20 anni mi occupo di formazione nella gestione di controversie, la negoziazione e la mediazione. Da qualche anno sono anche il presidente della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori. In alcuni video io sto trattando alcune regole per negoziare con efficacia. Ce ne sono, è chiaro che poi da quel punto di vista è una mia prospettiva a proposito del video che ho pubblicato qualche giorno fa. E a proposito di questa prospettiva, oggi ti voglio parlare di un'altra regola che secondo me può esserti davvero utile quando negozi con efficacia. Allora, nel negoziato apriamo con questo discorso. Nel negoziato ci sono sostanzialmente due tipi di tecniche. Ci sono le tecniche più distributive che tendono a vedere il negoziato come un tiro alla fune, cioè è un qualcosa su cui se guadagno qualcosa in più io sarai tu a perdere qualcosa o viceversa. E poi il negoziato integrativo che invece mira a mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti della costruzione del guadagno reciproco. Questo è un tema sempre molto importante nella negoziazione, soprattutto perché ci costa un po' di fatica andare a ragionare nella logica di forse è possibile, quando negoziamo con qualcuno, trovare delle soluzioni che permettano a tutti e due o a tutti e tre, a seconda del numero di parti, di ottenere dei risultati. E a proposito di negoziato integrativo e di tecniche integrative per essere più efficaci nel negoziato, oggi ti voglio proporre un'altra regola, che è quella di andare oltre la propria posizione. Anche qui apriamo una piccola parentesi. Cosa significa la posizione? La posizione è qualcosa che io dico di volere. Può non essere quello che io voglio realmente, che invece sono gli interessi. Quindi, distinguendo tra posizione e interessi, la posizione è quello che io dico di volere. Gli interessi sono quelle, invece, sono le cose che io voglio veramente, desidero veramente, quindi c'è una certa differenza. E se noi al tavolo delle trattative rimaniamo ancorati, ci identifichiamo con la nostra posizione, finiremo per perdere quelle che sono le sfumature, le informazioni, i dettagli che invece possono provenire dalle cose che diciamo, dallo scambio di informazioni, che comunque c'è. Anche quando non vogliamo scambiare informazioni, comunque c'è una chiacchiera, c'è un qualcosa, ci sono delle parole che ci scambiamo e da queste parole possono uscire fuori delle informazioni molto, molto interessanti. Quindi identificarsi con la propria posizione significa perdere delle opportunità che derivano dallo scambio di informazioni reciproco. Quindi non identifichiamoci mai con la nostra posizione perché perdiamo essenzialmente delle opportunità. E quanto più ci difendiamo e ci trinceriamo, anzi, non a caso uso questi termini purtroppo anche di stampo e di gergo più militaresco quasi, quanto più ci trinceriamo dentro la nostra posizione, tanto più perderemo la possibilità di andare oltre, quindi di utilizzare queste opportunità. È vero che noi non sappiamo, aprendoci e andando oltre, diciamo mostrando maggiore apertura nei confronti dell'altro, maggiore apertura all'ascolto, maggiore apertura a quello che possono essere i contributi reciproci. È vero che noi non sappiamo dove andiamo a parare, si tratta anche di perdere un po' quella che, uso questa parola, la zona di comfort dell'andare oltre quello che noi conosciamo, ma è altrettanto vero che in questo terreno, tra virgolette, inesplorato, potremmo andare a trovare anche delle soluzioni e del qualcosa che sia un effettivo beneficio per noi. Provate, magari su piccole cose, magari su trattative, negoziazioni che per voi hanno poco significato e quindi potete anche testarle. Allenatevi su questa modalità, ma si tratta proprio di allargare il quadro delle informazioni e quindi aumentare la nostra capacità anche di ascolto, di dialogo e di interazione con gli altri. Bene, se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di iscriverti al mio canale. Inoltre, ti ricordo anche di attivare la campanella per non perderti nemmeno un aggiornamento. Sui temi della negoziazione ho realizzato due corsi, un corso base e un corso avanzato, e trovi tutti i link, tutte le informazioni nella descrizione di questo video. E infine, ti ricordo anche che per interagire con me c'è la mia pagina professionale Facebook, c'è il mio profilo LinkedIn e anche il mio sito www.stefanocera.com. Grazie e al prossimo video sulla negoziazione efficace.